stavolta mega haul, diciamo, sì, dai, sia tutte le cose che ho preso un pezzetto fa e sia cose che ho preso sabato. Però adesso non mi sto a dire questo qui l'ho preso su sabato, questo l'ho preso un mese fa, cioè vi faccio vedere video, le robe, in tutto quello che ho preso, sia un pezzetto fa che adesso, quindi ok. Ho messo questa camicina qua, poi ho l'eyeliner, la matita nera e questo rossetto rosa shocking. E niente, allora cominciamo subito. Sono contenta a farvi questo video, dato che non li faccio mai video perché i video è proprio una cosa che mi piace un bel po', mostrarvi le cose che prendo, è una cosa che mi fa impazzire. Io infatti lo faccio anche con le mie amiche, anche se non mi può interessare, per dire, nel senso, però loro lo sanno, quindi quando io mi compro anche una piccolissima cosa, fa vedere, sai, ho preso questo, devo far vedere, perché sono contenta, ma così proprio, i vizi mi tanto ce ne sono tanti, ormai lo sapete. Ok, allora cominciamo subito. Ho preso questo qui, l'avete già visto nel video, quello lì, lipstick tag, che avevo detto che appena farò il video, eccolo qua, in effetti, infatti, e ve lo facevo rivedere, che è questo contenitore qua, dove qua io ci tengo tutti i miei rossetti, questo qui blu, vedete qua ci stanno i rossetti, qua, qua, insomma, comunque se levane, eccoli qua, ecco, ed è molto comodo. Infatti c'ho tutti i miei rossetti, purtroppo non ne ho tantissimi, ma dato che ho cominciato da poco a truccarmi, anche se i rossetti, comunque i rossetti, volevo dire, mi piace proprio una cosa esagerata, ma piano piano ne prenderò altri, insomma. E quindi questo contenitore qua, non mi ricordo quanto è costato, sui 3 euro mi pare, sempre dei cinesi, comunque questo. Ok, questo l'ho fatto vedere, è molto comodo, mi piace moltissimo. Poi io ho tutte robe miste, ho un po' di trucchi, smalti, robe per i capelli, le mani, cose per computer, insomma, c'ho un po' misto, insomma, diciamo. Allora, poi alla fine, cioè adesso vi faccio vedere i vestiti, vi faccio vedere per ultimo, e in più vi faccio vedere anche addosso come mi stanno, insomma, vi faccio vedere anche l'outfit, insomma, i vestiti indossati, vi faccio vedere. Allora, ho comprato questo qui nuovo, questo qui della Lidl, della CN. Ce n'avevo un altro che era verde, questo è deodorante, ma è buonissimo, c'è un sapore proprio... sì, il sapore, scusate, se magna, volevo dire così moro. E volevo dire, c'ha un odore delicato, tipo di rosa fresca, pare, cioè è bellissimo. Deodorante spray, 24 ore su 24, dura, beh, sensitive, deodorante spray, questo qua, molto buono. C'ho un altro, era verde, pure quello era buono, però mi è finito, dico, ogni volta cambio, prendo un prodotto, ok, anche se mi piace, però poi devo cambiare, perché quello verde e questo rosa ovviamente c'ha odori diversi, intanto cambio, quindi questo qua. Poi per le mani ho preso questa qui molto buona, questa Almond, che è Caring and a Body Lotion alle mandorle, questa qui molto buona, questa crema per le mani, questo pure è buonissimo, dura tanto il profumo, appena la metto questa qui nelle mani, perché io d'inverno ho le mani tutte screpolate col freddo, mi si screpolano, soprattutto la destra, la sinistra poco, e certe volte mi esce anche un po' di sangue. Allora 3-4 volte al giorno io me la metto questa qui, e adesso ne ho altre due, che una ce l'ho la crema, che è per le unghie, per le mani, ma soprattutto per le unghie, e un'altra crema della Nivea mi pare pure che è per le mani, sempre la mandorla, mi piace tanto la mandorla, è buono proprio. E dopo dico, visto questa, no, prendo anche questo, tanto lo uso tanto, infatti quell'altra mi stanno finendo, quindi, cioè no, quella delle unghie no, ancora dura, ancora ce l'ho tanta, quell'altra per le mani, però proprio che tanto dopro tantissimo e quasi finita, quindi ho ripresa questa Lidl sempre, della Almond, questa qui buonissima, mi piace tanto. Poi per i capelli solo due cose, allora ho preso questa qui, come vedete io uso la lacca, però non è questa, è un'altra. Questo è il volume numero 4, sempre della CN, sempre a Lidl, l'ho presa. Extra volume formula, boosting volume. L'ho provata una volta, però io sono più abituata con quelle lì, perché l'ho voluta provare, che questa è in crema, no? La metti qui, poi te la spagni. Però so, mi piace di più sinceramente quelle lì a spruzzo, a spray. Boh, questa non lo so, l'ho provata adesso una volta, dai, per là la riproverò e vediamo com'è. Quindi adesso ancora di questa non vi so dire proprio... com'è, insomma, ecco, quindi questa qui. Poi mi sono ricomprata questa qui, quella che vedete usato qui, questa è, l'ho detto anche l'altra volta, Splendor, fissaggi iperforte, eccetera eccetera, effetto extra tenuta, infatti
A me veramente questa mi piace da impazzire, proprio la amo, la stradoro e quell'altra mi è finita, dico no, la devo andare a comprare. Questa dietro l'ho presa, sempre lì del no, mi sta pensando che l'ho presa dai cinesi, boh, non mi ricordo dove l'ho presa sinceramente, è questa qua, che la adoro, infatti vedete, guarda, fissati proprio perfetti i capelli. Poi, per il computer ho preso queste salviettine qua per pulirlo, dato che sia quello fisso che quello portatile, e anche per il cellulare, vedete? Salviettine qua, umidificate però non tanto bagnate ovviamente, e infatti c'è screen cleaning wipes, se si pronuncia così non lo so, e sono ottime, direi molto ottime, queste prese ai cinesi, e va via proprio tutta la polvere perfettamente, proprio pulisce perfettamente il computer, e di questa sono soddisfatta proprio, infatti quando le ricomprerò, non mi ricordo quanto è costate, costata roba pure, ma ricordo quanto è costate. Poi passiamo, fammi gli smalti. Allora, vi ricordate? Ecco, ho un po' tutto, ok, brava lì. No, non si è rotto niente. Avevo preso questo smaltino qua dei cinesi che avevo fatto vedere in un altro video haul. L'ho provato, ma ragazzi, non mi piace per niente perché ci mette la vita per asciugarsi e quando vedi che si è asciugato, pare asciugato, cioè ci sbatte, già fum, te va via lo smalto sotto e questo non mi piace. Vabbè, questo qui lo adopererò per fare le prove, così, che ne so, nella tip, così, e basta, tanto. Non mi piace, mi piaceva perché la boccetta è bella grande e voglio dire, durava voglia, però purtroppo. E allora mi sono andata a ricomprare un altro smalto, sempre trasparente come questo. Questo è della Sienna Lidl, infatti, questo qui è ottimo, mi piace moltissimo. Questo è proprio buono, mi piace veramente tanto. Poi dai cinesi mi sono comprata tre smaltini. Ho comprato questo qui e viola, questo qua prugnato, viola scuro, cioè bellissimo proprio. Questo mi piace veramente tanto. Questi costano in euro qualcosa comunque l'uno. Poi guardate questo qui rosa quanto è carino. La telecamera un po' sfalza un pochino, è brillantinato, è delicatissimo. A parte li vedete i brillantini. Mi piace veramente tanto. È rosa ma c'ha sei riflessi bianchi, ovviamente sarà dei brillantini che staranno dentro, bellissimo. Ancora li devo provare questi. Questo qui è proprio bellissimo, cioè guardate. Quassù pare su più rosa, porpora e invece qua violetto, lilla, boh. Sì, rosa mischiati, cioè è bellissimo questo. Altro di questi pure ci sto a fare la collezione. Questo qua. Gli smalti abbiamo finito. Poi sempre a Lidl, sempre della Sien, prodotti della Sien, ho comprato questo bellissimo rossetto. Un po' mi si è accusata, l'ho usato. Questo bellissimo rossetto, faccio lo swatch. È così praticamente. Pure questo dura, è bello coprente, questo per rosso bordeaux e mi piace moltissimo. Infatti l'ho adoperato. Veramente bello. Poi lasciate perdere che qui mi si è sporcato, questo avete visto anche dei video di Get Ready With Me. Questo è il mascara waterproof, questo qui è quello che ho usato quando ho fatto il Get Ready With Us con Sara, con Dark Lady Bijou. Questo qui, mascara waterproof, sempre lì, è sempre della Sien, lo scovolino è così. E questo qui pure mi piace tanto. Poi quando lo metti è delicato proprio, non è forte come con altri, no? Che dal volume loro sono un po' più rigidi, diciamo. Questo invece è delicatissimo, mi piace tanto. Poi ho comprato questo qui, questo lip gloss, l'ho provato già, mi piace, ma è il marroncino. Faccio lo swatch pure di questo, lucida labbra di lip gloss. Un po' troppo liquido però. Lei va bene, non fa vedere, non è proprio infatti tanto coprente sinceramente, però è da quel tocco, è tra coprente e non tanto, vedete qua, no? Tipo così entro le labbra, però mi piace comunque. Poi guardate i prodottini, quattro cosine, niente di che. Questo su un altro cinese. Allora aspettate che apro, che se ce la faccio, ok, giusto, se può buttare via. Allora, mi sono ricomprato un altro eyeliner, ancora questo qui ce l'ho, Medura. Però siccome la mia amica Dark Lady Bijou mi ha detto che lei si trovava meglio con questi, questi non li ho mai provati, che quelli che adopero io, quello che adopero io, ha le setole a punta ma lunghe, diciamo, e fino, e faccio proprio fatica. Adesso vediamo con questo, ancora devo provare, dell'Astra Ink Liner, e è così. Lucetta non è che è tanta, però praticamente
questo scovolino qua. Lo chiamo tutti scovolini, questi qui. E quindi ci dovrei riuscire meglio a fare la riga. Vediamo un po'. Vediamo un po' come sarà quando lo proverò, poi vi dirò. Tanto il prossimo getter di vitimi che farò userò questo, quindi vediamo. Questo è uno. Poi ho comprato, come vi ho già detto che lo devo comprare, un altro blush Astra Blush Expert Matte Effect, effetto matte. Vediamo un po' com'è. E questo è un colpo per aprirlo. Che bello, no, io l'avevo fatta. Madonna, per aprire sti ciampi. Ecco. Io, non ci fate caso, io sento sempre l'odore che mi piace moltissimo. E questo rosa antico, io lo volevo sinceramente marroncino. Perché già un rosa ce l'avevo, proprio rosa che ce l'ho, che avevo fatto sempre vedere col coperchietto quadratino, che è forma di quadrato. È rosa acceso, diciamo. Questo qui invece è. Anche questo, proverò questi prodottini nuovi quando farò un altro ghetto di vitamini, li voglio provare insieme a voi così vedrò com'è, insomma. Volo marroncino, però questo non è proprio un rosa rosa acceso, tra un rosa marroncino, un rosa antico, boh. Comunque vediamo come sarà. Queste qui sono le mie preferite, queste palettine, no, mi piace tantissimo. Queste qui della Susy, guardate il packaging quanto è bello. È stupenda proprio, della Susy Makeup Italy ombretto eyeshadow, infatti stupendo. Questa qui ve lo dico subito, è costata, che ce l'ho su quest'altra, che è uguale, 3,50 € costano. Adesso ve l'apro. Guardate, c'è lo specchietto, in più ha questi colori qua. Qui vedete c'è la pellicolina, proprio questa, la pellicolina, la pellicola la devo levare. E c'è tutti questi ombretti qua, c'è questo qui che è sul bronzo. Questo rosa, beh, due tonalità di rosa diverse, più chiaro, più scuro. Poi c'è questi violetti più scuro, questo è glitterato. Questi due dove ho i diti non sono glitterati. E poi c'è questo, un altro verde, eh sì, verde. C'è differenza tra viola e verde. E viola più scuro, pare blu lì, ma la camera sfalsa un po'. E poi c'è il pennellino qua per applicare gli ombretti. E questi appena l'ho visto io, no, mi piace, le devo prendere subito. Cioè, è carinissimo, guardate, l'ho guardato. E poi ho preso quest'altra zebrata, cioè è bellissima proprio, qui in viola, invece qua in oro, cioè guardate, bellissima, infatti vedete 3,50 € 3,50 € dietro, vabbè, così, come partita, così, l'apro pure questa, questa c'ha altri tipi di colore, vabbè, sempre con lo specchietto, guarda l'altra, solo cambia i colori, questo qui è un giallo canarino, pare, brillantinato, poi c'è questo verde militare, questo non so che colore è. Oh, tra un verde grigio mischiato, pare, non lo so. Questo celestino molto bello. Questo blu scuro. E questo è un altro blu petrolio, pare. Questo è col pennellino. Pure questo c'è la pellicola. E lo specchietto c'è. Queste qui sono veramente, veramente stupende. Mi piacciono tantissimo. Proprio bellissime. E queste adesso, allora, il prossimo getaway di Ultimate che farò, userò tutti i prodotti nuovi. Tanti, vabbè. Userò questo eyeliner. Userò il blush e dopo vedrò quale usare tra queste due e poi su un altro userò un'altra di queste, insomma. Vediamo, così sono soddisfatta, mi piace veramente tanto, sono stata felice, mi piace tanto. Ok, cose dei prodottini così ho finito, adesso passo con i vestiti, vi faccio vedere che io ho preso anche i vestiti per mio figlio, come avevo già detto, li volevo far vedere che per le mamme così tante volte. Allora, roba mia, un attimo, la levo e la faccio vedere i prodotti. Allora, di mio figlio vi faccio vedere soltanto il pantalone e la maglia, che questi li ho presi ieri sabato. Cioè, io però questi qui li avevo visti la scorsa settimana, non ci sono dietro, li dico, non li devo prendere. Mi piacciono tantissimo, guardate se carini. Guardate se belli questi jeans. Tipo un po' di cagarella qua, però è bellissimi, così. Cioè, è bellissimo, l'ho messo, è carino quel po' l'amore mio. Questo zip da traverso, tutta la moda, tutto figaccione lui, bellissimi. Questi quanto lo avrò? Questi li ho pagati su 15 euro più o meno, vedrai, sempre dai cinesi, bellissimo proprio. E poi ho comprato questa magliettina fighissima, ieri infatti l'ho vestito, che la domenica stavo da ragazzo mio, tanto in questa roba l'ho presa sabato, io ho messo questa magliettina qua con quei pantaloni, era carinissimo, Tokyo 28, guardate se è carina con le zip qua, eppure così, ha pure già stata scritta. Vabbè, dietro è semplice, comunque.
questa è dei 10 anni, il fioro c'ha 7 anni e la maglia da 10 anni gli sta precisa. A me mi tocca comprare tutta roba di... Uno dice, no, vabbè, c'ha 7 anni, la prendi da 8, no, perché ne manco da 7, da 8, mi fa lui e sta, è già 7 anni, mi tocca comprare roba di 10, 11, anche 12 anni. Cioè, carinissima. Questa pure su, almeno quel prezzo lì, tanto con la maglia pantaloni ci ho speso 26 euro con una roba del genere, comunque. Poi, guardate cosa mi sono presa io, questa magliettina qua, che dopo vi faccio vedere i vestiti indossati, come mi stanno. Guardate quanto è carina questa maglietta nera così, a me piace sti tipi di modelli così, mi piace moltissimo. Guardate se bella qua che c'è, sta tutti questi pois qui, l'ho provata, si vede pure il tatuaggio intravisto tra qua, che è un po' trasparente, carinissima, mi piace veramente tanto, c'è veramente bella. Poi questa oltre così la potete mettere anche così, c'è la spalla a mezza del fuori, dietro vabbè normale, semplice, non mi ricordo quanto l'ho pagata, è ok. Poi ho comprato questi pantaloni, mi piace questi tipi, ce l'ho tipo uguali, solo che a posto del nero qua c'è il marrone, ma mi piacciono un po' questa roba, questi pantaloni, perché c'è stai fresca d'estate, comodissima, non ti dà fastidio, quindi c'è così praticamente con questa particolarità qua, questa cintina diciamo, i lacci che dopo li infilate qui e le va in treccio, è bellissimi, vedete, intrecciate e così, insomma, vedete, bellissimi. Poi in fondo così, un po' cioè fatti così, vedete questa particolarità pure in fondo, va bene, comunque dietro così, semplicissimi, mi piacciono un po', troppo belli. Dopo vi farò vedere indossati, che metterò questi, ovviamente copro solo un paio di pantaloni e tre magliette, quindi queste altre due magliette. Quindi dopo, quando farò vedere i vestiti indossati, vi metto questi, userò sempre questi, dopo cambierò le maglie sopra. Ho preso questa maglia qui, che me l'ha fatta vedere ragazzi, all'inizio non mi piaceva tanto, dopo dico no cazzo, dico no, mi sta bene, mi casca proprio bene, mi piace tanto. Ora c'è l'etichetta. È così, è semplice, c'è scritto I love wear my love, insomma così, che c'è questa particolarità proprio, cioè traforata, carinissima questa, così, le lunghe di davanti, a me piace impazzire adesso le maniche, quelle che davanti corti di tre lunghe, le maniche a tre quarti, quindi va fino a qui insomma, come questa, ecco tipo, così. Cioè, questa è carinissima, un po' ve la faccio vedere indossata dietro, vabbè, così. E questa mi è costata 14,90 euro, sempre di cinesi. Dopo comunque la proverò. L'ultimo pezzo che vi faccio vedere è quest'altra maglia che appena l'ho vista, questa è cortina, no, mi è piaciuta moltissimo. Allora, vabbè, prima la faccio vedere. Guardate quanto è bella, col teschio. E ha tutte ste perle, ma è duro proprio, durissimo, e c'ha solo sto diamantone gigante qui in mezzo, cioè guardate, va così, vedete, cortina, pure questa è a mezza, cioè a tre quarti la manica, dietro va bene così, cioè ma guardate, bellissima tanto, pure questa leggermente davanti un po' più corto, dietro un po' più lungo, un po' più, cioè guardate, cioè è bella proprio, ma la telecamera non rende tanto, ma dal vivo è stupenda, cioè guardate qua i svaroschietti, cioè tutti i brillantini, i diamanti, queste robe qua, la particolarità, questa qui proprio al centro tra gli occhi, il diamantone, però quello che volevo dire, a me i teschi sinceramente non mi piace tanto, a dirvi la verità non sono amante dei teschi, però questa mi ha fatto impazzire, forse perché il teschio è tutto un coronato di diamanti, non lo so, di questi brillantini, diamanti, dei neghi veri, ovviamente, ma costava 300.000 euro questa maglia, ma è bellissima, guardate proprio, mi piace tantissimo, questa da morire, da morire, però come vi ripeto, i miei teschi non mi piace tanto, però questa qui c'ha avuto questa particolarità che mi è piaciuta, e questa qui l'ho pagata 13,90 euro, bellissima. Allora, questo video finisce qua, è finito il mio mega haul, diciamo, dai sì, confronto alle altre volte, per me è un mega haul perché sono tante cose che ho preso,
e spero quella di farvene un altro, vediamo un po'. E niente, se questo video vi è piaciuto mettete un pollice su, sotto nei commenti fatemi sapere qual è casomai il vostro pezzo preferito, le cose quelle che vi può piacere di più.